4 giugno 1989, carri armati a piazza Tiananmen. Soffocata nel sangue la protesta degli studenti cinesi. Era iniziata il 15 aprile dello stesso anno a Pechino la manifestazione pacifica che si sarebbe conclusa dopo 50 giorni con un energico intervento militare. Una repressione di cui l'immagine simbolo è quella dell'esile studente che non vuol rinunciare e tenta di resistere all'avanzata dei carri armati. La necessità di riforme in senso democratico, i problemi di corruzione e di nepotismo, le richieste di aumento salariale interessano ampi strati della popolazione, ma a mobilitarsi in quella piazza dove spicca un monumento simbolo, Tiananmen significa porta della pace celeste, sono quasi tutti ragazzi. Il movimento è particolarmente attivo nelle università, dove si organizzano scioperi, si creano associazioni indipendenti dal partito. Manca però una leadership, il che rende ancor più difficile la possibilità di negoziare con il potere. I manifestanti intonano in piazza l'Internazionale Comunista e contemporaneamente invocano un cambiamento reale. Per reazione alle scarse risposte ottenute dal governo, il 13 maggio gli studenti dichiarano lo sciopero della fame a oltranza e danno inizio alla fase più drammatica della protesta. Ben presto Pechino viene circondata dall'esercito. La situazione precipita in giornate di aperta guerriglia, fino alla sconfitta definitiva del movimento. 4 giugno era una domenica. Il numero delle vittime e degli arrestati è tuttora coperto da segreto. Le stime vanno da 400 a 2500 morti. La memoria pubblica di quegli eventi è stata rimossa e osteggiata in Cina, ma non in Occidente.